Ciao, benvenuto su On Stage. Io vorrei partire dal tuo disco, appunto, che esce domani, 68, che come sonorità e testi, come abbiamo detto anche in conferenza, è molto, si distacca molto dal trend della musica, diciamo, urban italiana. È una scelta che comunque stai proseguendo dal 67 e se ti sta portando comunque dei risultati. Ma sicuramente ha portato dei risultati, sai, quando sei l'unico, uno degli unici, uno dei pochi a fare un determinato tipo di scelta, puoi essere veramente premiato, sai, l'originalità premia, cioè una cosa che ti ritorna, no? Le persone poi si affezionano veramente più pezzi, si vedono veramente, quindi anche visto il numero di persone che sono venute live, è successo tutto il tour dell'anno scorso, l'invernale, l'estivo, direi che dovrebbe stare in casa. E a proposito di tour, ne parlavo con Nitro due giorni fa a un festival a Treviso e mi diceva che c'è un problema di live, di approccio live dei rapper italiani. Cosa ne pensi? Più che dei rapper, c'è un problema, forse del pubblico. Il pubblico, tante volte, se non salti tu, lui non salta. Se non dai tu il primo input per interagire, non interagisce. Se non lo dai, ti fissi in palco. Il classico sulle mani, il solito. Esatto, è sulle mani. Solo foto. Quindi allora tu arrivi e te dici, paradossalmente la foto, per quanto può essere criticata, è un'interazione. Ci sono delle volte che ti fissa. Wow. E però dici, no, ragazzi, c'è sempre per divertirci. Cioè, adesso l'arlo per divertirti, se non stai a casa leggendo un libro. Quindi dici più un problema di pubblico, come recepisce i contatti. Con gli altri generi non è così, no? Non è retto, con gli altri generi non è così. Sì, mi viene in mente un Cosmo ultimamente che dice di buttare via i telefoni. A parte i telefoni, la risposta, la prontezza a rispondere. Sono andato l'altro giorno al live di Card Rave, rispondo subito senza... adesso facciamo una clausola... casino perenne. Dici che sia un fatto di età o qualcos'altro? Beh, in realtà mica sono quelli di Caprera, cioè io ho visto tante liceali, eppure così, anche se vai a magari qualche rapper più grosso, la differenza si vede. Ok, tornando alle produzioni del disco, mi ha colpito molto il lavoro che ha fatto Marz, di cui se ne parla, non se ne parla tanto, a parte i soliti due o tre che si sentono sempre, nonostante sia in giro da comunque tanto. Ale Marz, il fatto che lui sia un multi-platinum producer non è un caso, e poi sai, è anche un po' il suo personaggio, la sua persona, per così, magari lui ha deciso di non mettersi troppo in mostra, di non esporsi troppo. Sai, tanti producer decidono di non farlo, decidono di continuare il proprio lavoro dietro le quinte, se no facevano i rapper. Nelle coppie producer rapper, il rapper è sempre quello più estroverso, più lanciato, PR, reazioni, cose. Producer, anche per il lavoro che fa, comunque lui lavora da solo in studio, tutto, la maggior parte del suo lavoro è da solo in studio, è già la sua persona così, quindi okay. Guarda, anche non so, Charlie che ha deciso di non suonare più, lui vuole produrre, vogliono produrre questi, sono schivi, sono telepati loro. Senti, ho avuto un'ottima battuta su Gue Pequeño, se vi siete sentiti, perché domani lui esce col suo singolo, la prossima settimana avrà il suo progetto. Ci siamo sentiti l'ultima volta, che sarà stato un po'. Lo so, che comunque l'hai nominato molte volte, sia lui che Marra. Sai, Gue lo nomino molte volte, anche perché, sai, come un senso di gratitudine nei suoi confronti, comunque lui ha scoperto me, che ero molto piccolo, avevo 17 anni, ho cercato di lanciarmi il progetto, precedente non è andato a buon fine, quindi il nominarlo e riconoscerlo sempre, dato che comunque non saprei come ripagare, no? Il metterlo nel disco, eccetera, è il mio modo di
dimostrargli la mia gratitudine e il mio enorme rispetto, quindi solo questo. Okay. Grazie mille.